Giulia stabile, sono una ballerina principalmente, anzi sono una ballerina appunto in realtà, però sono tanto curiosa, quindi diciamo che quello che mi viene messo davanti lo guardo e dico ah! e niente, quindi questa volta diciamo che sono entrata nel ruolo della doppiatrice, anche se doppiatrice non sono, ed è stato tanto interessante, mi sono divertita tanto, anche se all'inizio avevo come un po' un blocco, ogni tanto si ripresentava perché si chiama Vergogna e fa stra parte di me in realtà, però c'è stato Marco Guadagno che mi ha sbloccata, ha trovato anche le parole giuste, la chiave giusta, che è stata anche quella di trovare il mio lato bambino dentro di me anche in questo caso, che magari non so, tante volte ci sono i bambini che giocano e dicono ah adesso ti, non so, ti ammazzo, e stanno con la spada o cose simili, no? Che non sono cose reali ovviamente, però sono come convincenti, quindi trovare quella chiave bambina e cercare di giocare però essere allo stesso tempo vera, e quindi è stato difficile, tanto, però mi sono divertita e penso che alla fine sia andata bene. Entrare nella sala di doppiaggio, diciamo che ho accompagnato il mio fidanzato diverse volte nello studio di registrazione, quindi ho detto come ah ti ho fregato il lavoro, no scherzo, però era, l'avevo già visto quindi per quel motivo, e però entrare io nella parte in cui si registra eccetera, la vergogna si è ripresentata al triplo, però no, è stato interessante, è stato bello. Allora, ripetere come ho fatto questa volta e quindi doppiare un'altra volta sarebbe divertente, perché mi sono divertita tanto, quindi ripeterlo penso che mi divertirebbe altrettanto, se non magari anche di più, perché ormai già so più o meno qualcosina tra virgolette. Invece passare proprio alla recitazione e stare davanti alla telecamera, quello non lo so. Per il momento mi viene da dire mi vergogno troppo, però mai dire mai. Diciamo che sì, ci sono tanti aspetti che possiamo poi vedere nella vita reale dal film, e diciamo uno di quelli che ho apprezzato di più tra virgolette, che è come una delle cose che ammiro di più in generale, è quello di non perdere mai anche il lato bambino, quindi siccome c'è una bimba che si intrufola e inizia a vivere un po' quelle avventure che vivono i grandi, e risveglia anche il bambino dentro quei grandi, e quindi diciamo che questa cosa penso che dovrebbe accadere in tutti quanti noi, senza neanche magari il bottone che accende quel bambino, proprio non so, proprio noi stessi che cerchiamo quel bambino che è in noi da soli. Magari crescendo si perde un po' quell'innocenza tra virgolette, quindi certe volte si pensa di, non so, sapere già tutto, avere il potere di poter criticare chi magari è un po' più piccolo. Tante volte mi è capitato di ricevere degli insulti, magari non erano delle critiche costruttive, erano letteralmente insulti da parte di adulti, magari anche genitori di famiglia, non lo so, sui social, e non so, penso che questo magari un adulto dovrebbe come dare un insegnamento a quelli un po' più giovani, e a volte succede un po' al contrario tra virgolette, e quindi magari un po' sì, questo, si perde un po' quell'innocenza che magari dovremmo sempre avere, o quell'umiltà tra virgolette che dovrebbe essere sempre presente in tutti quanti noi. Sì. Allora, da spettatrice, non mi dispiacciono i cartoni animati ancora, quel lato bambino ancora che mi tiene un po' incollata quando magari la TV capita. E poi mi piacciono tantissimo le commedie, soprattutto le serie un po' comedy che ti tengono sempre happy. Per esempio mi piacciono tanto Big Bang Theory o Friends, anche se Friends è un po' più picchietto tra virgolette come serie, però rimango incollata, e adesso ho un po' un'ossessione per Stranger Things, anche perché vabbè, appena uscita l'ultima stagione, che non sembra essere l'ultima per fortuna, quindi mi sono riguardata tutto quanto da capo per non perdermi pezzi, e niente, mi tenete là, se sento la parola Stranger Things mi giro tipo subito. Diciamo che la Tres Bessones lo guardavo in catalano, però mi sa che si chiama Tre gemelle e una strega, è il mio cartone animato preferito da tutta la vita, proprio ho le cassette ancora a casa, e mi piacciono veramente tantissimo, anche perché in realtà sono tanto, c'è cioè una, non so se si può chiamare serie, vabbè, un cartone molto costruttivo in realtà, perché ci sono queste tre monelle, che sono tre monelle, e che combinano sempre diciamo un guaio, e arriva questa strega che le vede e le punisce tra virgolette mettendole in una storia, magari in una favola o
spesso sono storie realmente accadute. E quindi diciamo che è costruttivo sia per il fatto che scopri come delle storie, quindi impari tante cose, che per il fatto che alla fine queste tre monelle la lezione le imparano, quindi capisci anche cosa fare, cosa non fare, tra virgolette. Allora, l'estate, forse ad agosto un po' di tempo libero, quindi si spera di partire. E per il resto è già tutto quanto programmato, ma non posso dire nulla, mi vedrete, sempre se vorrete. Poi al massimo se vi sto antipatica cambiate in caso canale o scorrete, non lo so. E andrò anche a teatro, non spoilero, però sono tanto felice dei progetti che mi aspettano.